Buonasera, buonasera a voi. Allora, trattando io in questo canale temi di carattere politico, e tra l'altro la maggior parte di voi lo sa, ormai mi sono candidato, ero candidato per il partito Vita, non posso non commentare l'uscita da parte di uno dei fondatori del partito Vita, e cioè Luca Teodori. Tra l'altro Luca Teodori è anche segretario nazionale del partito 3V e quindi continuerà questo suo impegno come segretario di quel partito. Ora lui ha deciso di uscire da Vita. Ieri in un post ha spiegato le sue ragioni. Io voglio riassumere in due punti la sua posizione. Una è legato al risultato, sicuramente, no? Che lui, come ha scritto, ha giudicato un risultato scadente, un risultato non, modesto, un risultato non accettabile per lui. Questo 0,70% pari a circa 200.000 elettori che hanno votato per Vita. E l'altra considerazione che ha avuto modo di fare è che dopo un agosto molto brillante, con grande energia da parte di tutti, che in situazioni assolutamente non facili ha portato al raggiungimento in moltissimi collegi dell'obiettivo della raccolta delle firme, non è seguita a settembre una campagna elettorale altrettanto energica. Si sono commessi, secondo lui, parecchi errori. Ecco, su questa seconda parte io sono d'accordo con lui. Sicuramente si poteva, si doveva fare meglio. Poi difficile dire se sarebbe davvero di molto cambiato questo risultato. Ora vedete, io da sempre vi dico che mi dà molto fastidio le persone che danno dei giudizi che talvolta addirittura arrivano oltre all'attacco, alla diffamazione di persone che non conoscono, non ne hanno seguita e non ne hanno seguito direttamente le loro azioni, non sono al corrente di fatti che riguardano queste persone e il loro agire, eppure si permettono appunto di criticare e di essere duri nei confronti di queste persone. Io ho sempre cercato di capire, ho cercato di entrare nei movimenti per rendermi personalmente conto di come stavano le cose, cercando di dare il mio contributo. E quindi sono stato in questi 2 mesi molto a contatto con Luca Teodori. Mi ero già fatto chiaramente un'idea, vedendolo sui vari palchi di tutta Italia in questi 2 anni, idea che si è confermata. Ora, Luca Teodori ha alcune qualità che bisogna assolutamente riconoscerli, che secondo il mio punto di vista sono qualità molto importanti, fondamentali intanto per una persona, ma anche per un politico. Evidente che la competenza la dobbiamo dare per scontata, o dovremo darla per scontato, visto quello che è apparso negli ultimi anni, no? Gente totalmente impreparata, gente con nessuna competenza. Però è questo che si chiederebbe ad un politico. E quindi, per tornare al Luca Teodori, così diciamo uomo, devo dire che lui ha delle caratteristiche importanti, come quella di non mettersi mai al centro. Non è imbevuto e non è malato di egocentrismo. E secondo me questa è già un'ottima qualità rispetto a tutto quello che ho avuto modo di vedere in giro per l'Italia in questi 2 anni e mezzo. Guardate che non sono tantissimi quelli che hanno questa posizione, cioè chi è stato in prima linea e però ha la capacità di non mettersi mai comunque al centro. La capacità di Luca di fare talvolta anche dei passi indietro per il bene collettivo, questa è un'altra caratteristica che ho visto chiara in Luca Teodori. La capacità di essere al servizio,
l'ha dimostrata durante tutti questi 2 mesi, no? Io potrei raccontarvi tanti episodi che lo riguardano, ve ne racconto uno. Il 21 di agosto, era domenica, lui è arrivato da Taranto, ha fatto centinaia di chilometri con la sua vecchia BMW, è arrivato a Milano, barba lunga, capelli incolti, non era proprio profumatissimo, e si è messo in prima persona a conteggiare i vari moduli con le firme, a mettere a punto i faldoni per poterli presentare l'indomani, che era l'ultimo giorno, era il giorno il 22, lunedì 22 agosto, e bisognava portarli in tribunale per non vanificare tutto il lavoro. Tutto un lavoro burocratico che adesso io non sto neanche qui a descriverlo, perché francamente non ne sarei neanche in grado. Ecco, questa è un'altra caratteristica che ha dimostrato di avere Luca Teodori, grandi conoscenze in questo mondo, no? In questo mondo fatto davvero di burocrazia, perché durante tutto il percorso nella raccolta delle firme ci sono stati tantissimi problemi, vi posso assicurare, e Luca su questo ha dimostrato di avere conoscenze, anche probabilmente perché non era la prima volta che faceva questo tipo di cose. E quindi questo, il fatto di mettersi così al servizio, il fatto di fare anche le cose più operative, fanno di lui davvero un profilo politico che ritengo sia importante, che chiunque dovrebbe avere queste caratteristiche, no? E invece non è così, perché purtroppo non è così. Ora, poi ci sono altri aspetti che di Luca Teodori condivido di meno, soprattutto nella sua scelta. Intanto vorrei dire a Luca che io non considero questo risultato fallimentare, tutt'altro, perché appunto se consideriamo che questo partito è stato fondato agli inizi di agosto, se consideriamo tutte le problematiche che abbiamo avuto nella raccolta delle firme in un periodo difficilissimo ad agosto, se mettiamo in conto una cosa fondamentale in una campagna elettorale, il non accesso ai media. Ecco, allora, se guardiamo a tutto questo, 200.000 italiani che hanno votato per Vita non è un cattivo risultato. E quindi qui dissento un po' da Luca Teodori, ma anche su un'altra cosa. Più che dissentire, faccio fatica a capire, Luca, mi rivolgo direttamente a te. Cioè, l'andarsene così, senza neanche chiedere un confronto, senza neanche confrontarti con i tuoi compagni di viaggio, con i fondatori del partito. Tra l'altro vi posso annunciare, non è un segreto, perché tutto quello che poi viene trasmesso anche nelle varie chat, anche dei candidati, io sono un candidato a quel punto praticamente pubblico, domenica i fondatori, i 5 rimasti di Vita si incontreranno a Roma per confrontarsi come giusto che sia. Ed ecco, io credo che forse Luca avrebbe dovuto fare la stessa cosa. Faccio fatica a capire perché così in fretta e in furia se n'è uscito senza neanche chiedere questo confronto, cercare di capire, magari di mettere sul tavolo le proprie ragioni, che potevano in qualche modo anche essere costruttive per qualcuno, no? Questa è una cosa che, ripeto, faccio più fatica a capire. È chiaro che io auguro a Luca tutto il bene possibile, anche perché lui sempre in questo post poi non chiude la porta a future alleanze, perché ritiene lui stesso che sia quella la strada da percorrere. E quindi io sono sicuro che una persona come Luca la ritroveremo. Sono sicuro che è importante continuare a seguirlo, continuare ad incoraggiarlo anche nelle piazze, perché anche le lotte che abbiamo fatto in questi 2 anni e mezzo è un'illusione che tutto sia finito, perché probabilmente non è così, e quindi avremo ugualmente tanto tanto bisogno di lui. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.